Ciao a tutti ragazzi, io sono Roberto, benvenuti a questo primo tutorial. Oggi andiamo a vedere come realizzare un green screen, come bucare i vostri video, come bucare le vostre immagini, i vostri titoli, eccetera, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere come fare questo. Sarà una cazzata pazzesca, lo facciamo in un solo click, ci vorranno 2 minuti davvero. Spero che poi vi serva, insomma, questa cosa. Andiamo subito a vedere su il nostro computer. Andiamo. Io ho preso delle immagini da internet di questo ragazzo che non si capisce che cazzo sta facendo. L'ho importata in After Effects, sì, vabbè, in After Effects, in Premiere Pro. L'ho posizionata su un livello superiore, quindi livello V2, livello 2. E sotto ci sono andato a mettere questi disposto, sotto ci sono andato a buttare un'immagine qualunque, una fotografia che avevo di un bosco innevato, vabbè, niente di che. Ora, cosa fare per prendere questo video e bucarlo? Semplicemente si prende il nostro amico Ultra. Cosa si fa quindi? Io qua ce l'avevo già selezionato, però andiamo a scrivere nella barra degli effetti Ultra, e quindi in tipo di trasparenza Ultra, selezioniamo Ultra, lo trasciniamo sulla nostra clip, quella video con il ragazzo che sta sul green screen, ce lo buttiamo sopra e non succede una beniamata mazza, ragazzi, non succede proprio niente, perché dovete andare in controllo effetti, ci sarà a questo punto la finestrella qui Ultra, dovete cliccare sulla pipetta e andare poi a cliccare sul vostro verde. E quindi abbiamo fatto questa boiata, insomma, in un solo click. Cioè, questo ragazzo adesso che si trova in un bosco, vabbè, la qualità è quella che è, insomma, il video che ho scaricato faceva già schifo, quindi niente, stop. Il secondo esempio che vi volevo far vedere era un titolo, bucare un titolo. Io ho fatto un titolo in Photoshop Fiat 500. Perché ho fatto un titolo Fiat 500? Semplicemente perché avevo un video di una Fiat 500 così che ho fatto, e ce lo sto buttando sotto. La domanda grande è: Ultra funziona solo col green screen oppure possiamo bucare altri colori? No, perché se voi andate a prendere Ultra e ce lo buttate di nuovo sul titolo, quindi sull'immagine del titolo, e non succede di nuovo una beniamata mazza, però andate a prendere la pipetta e ci cliccate sul bianco, track, come vedrete il bianco sparirà, perché spariscono tutti i colori fondamentalmente di quel livello, del colore che avete selezionato, quindi in questo caso il bianco. Quindi, terzo esempio, andiamo a vedere come bucare in una presentazione. Se siete così sadici da voler creare una presentazione con Premiere Pro, non so, un pazzo qualunque di voi che voglia creare una presentazione con Premiere Pro, e quindi vi trovate in una situazione del genere, di avere una tipo una slide, una roba così, con un titolo, delle immagini, magari potrebbe essere una motion graphics, insomma, una roba simile, ok. Volete bucare quindi uno schermetto che vi siete andati a creare. Io qui ho creato sta roba anni ottantissima, veramente brutta. Anche in questo caso ci viene in soccorso il nostro Ultra. Potete prendere un video qualunque che avete, io ho preso un video, vabbè, che ho fatto, ci andate a buttare l'Ultra di nuovo su questa immagine che state a vedere, e anche qui non succede niente finché non cliccate con la pipetta, ci cliccate sopra poi di nuovo il verde e vedrete il video sottostante. Anche in questo caso però il video poi lo dovete andare a riposizionare, quindi dovete un attimo, vabbè, riposizionarlo e ciao. Cioè, ragazzi, mo chi se ne frega, e anche non era questo il tutorial, riposizionamento dei video sulle immagini, sui tutorial, vabbè, no, non è questo il nostro intento, però era solo per farvi vedere che si può fare. Ok, terzo ed ultimo esempio era: ma se io sono più fighetto e non faccio le presentazioni anni 80, però voglio fare la stessa cosa, voglio bucare una fotografia, cosa devo fare? Allora, in questo caso io ho preso questa immagine, sempre scaricata da internet. Aspettate, perché la vado a fare un pochettino. Ok, ho preso questa immagine un pochettino più fighetta, per quelli più fighetti di voi, e ci voglio andare a buttare dentro al computer un video, ma in questo caso, essendo tutto bianco, non posso usare Ultra, perché se utilizzassi l'Ultra
e ce l'andassi a buttare sopra, succederebbe esattamente quello che vi vado a mostrare. Vado a prendere la pipetta, clicco qui sul bianco ed ecco quello che succede. Praticamente mi elimina tutto il bianco dall'immagine, o quantomeno più o meno tutto il bianco, una roba simile, vabbè. Ma non è l'effetto che noi vogliamo ottenere, quindi in questo caso è molto molto più semplice. Possiamo andare a creare una maschera, quindi riposiziono il mio video sotto, che in questo momento non si vede. Vado ad ingrandire un attimo l'immagine, la faccio a 200 e in controllo effetti, selezionando la mia immagine, quindi quella del computer, mi porto, quindi ultra non ci interessa più, eliminiamolo, mi porto su opacità, seleziono il disegno libero e quindi qui il pennino, e vado a creare, portandomi sul monitor programma, attenzione, monitor programma, perché sennò non me lo farà mai e poi mai questa roba che voglio farvi vedere. Sul monitor programma vado a disegnare un rettangolo, ecco qui, ok. E questo è quello che è successo, esattamente quello che vi volevo dire, cioè che in realtà la maschera cosa fa? Maschera solo la parte che voi avete selezionato, quindi tutto attorno si vedrà il video sottostante, ma non è quello che noi volevamo fare, e quindi per ovviare a questo dobbiamo semplicemente ritornare sul controllo effetti, opacità, si è creata la maschera, andiamo qui a spuntare invertito, track. E avremo a questo punto il nostro bel video che... Ah, madonna! Aspettate, ritorniamo sul riferimento che sennò ogni volta mi porta indietro. Avremo il nostro bel video, anche in questo caso selezionando il video lo andiamo a scalare. Sì, lo andiamo a scalare, lo andiamo a riposizionare, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, lo facciamo combaciare con il nostro Mac, però come vedete, adesso ve lo riporto un attimo a 200, come vedete ci sono qui sotto delle sporcature, ma anche qui al lato in realtà delle sporcature. Queste sporcature sono dovute alla maschera che abbiamo fatto, al tipo di opacità che abbiamo messo e al... e alla sfumatura della maschera, che in questo momento è a 10. Se io la porto a 0, come vedete, quelle imperfezioni scompaiono. Mi riporto un attimo su adatta, vi faccio vedere il finito ed è questo, insomma. Vabbè, un po' più fighetto, un po' più carino per quelli di voi che sono fighetti. Quindi abbiamo fatto questo, il ragazzo che impreca in mezzo al bosco, poi abbiamo fatto il nostro la nostra Fiat 500, il nostro titolone Fiat 500 bucato, poi abbiamo fatto insomma questa cosa anni 80 oscenissima, bruttissima, spero che nessuno di voi voglia mai utilizzarla, una cosa del genere, e poi abbiamo fatto quest'altra che è un pochettino più fighetta, vi ho fatto vedere come utilizzare non più l'ultra ma un altro esempio. Allora, come avete visto, una cazzata pazzesca con ultra, ci vuole veramente un solo click, ci sono una serie di cose che si possono approfondire in ultra, però vabbè, per queste stupidaggini insomma tanto basta, poi magari facciamo un altro tutorial più in là per descrivere tutte le funzioni avanzate di questo comando. Se vi è piaciuto, se avete trovato questo tutorial interessante e volete vederne altri, quindi potete cliccare un like, potete commentare, chiedermi qualcosa, e se vi va anche iscrivervi al canale. Tra l'altro sto caricando e ho intenzione di caricare in futuro contenuti gratuiti tipo flares, roba da usare per Photoshop, per insomma i video, eccetera eccetera eccetera, tutta una serie di cose. Se vi interessa mettete un bel subscribe sulla pagina e continuate a seguirmi. Io sono Roberto, ci vediamo alla prossima e